Marco Dell'Olio Sky, ti chiedo Vincenzo innanzitutto quanta emozione c'è per questo esordio in campionato e a livello di percentuali la Fiorentina in che condizione è davvero dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico? Sicuramente sono emozionato, oggi no, sicuramente lo sarò domani, così come è successo nella prima partita di Coppa Italia. È un debutto importante, ci sono tantissime aspettative da parte di tutti, così come ci sono aspettative da parte mia di vedere all'opera la squadra, perché probabilmente dovrà essere ancora completata, ma comunque nella costruzione ci si è arrivati un po' per gradi e credo che non tutti i giocatori siano nelle condizioni sia fisiche che mentali al 100% in questo senso, perché sono arrivati da campionati diversi, sono arrivati con storie diverse e quindi anche da parte mia c'è voglia di vederli all'opera. Sicuramente non sono nelle condizioni ottimali o migliori in questo momento, ma era anche abbastanza prevedibile. Sì, buonasera. Tre cose, comincio dalla prima. Una alla volta, per favore. Una alla volta, infatti comincio dalla prima. Comincio dalla prima. Ecco, volevo sapere, immagino avrà visto sicuramente la partita dell'Udinese nei preliminari di Champions contro lo Sporting Braga. Si aspetta una squadra stanca, un po' con la testa in vista del ritorno importantissimo di martedì, o comunque resta una squadra temibile con Di Natale, tra l'altro so che conosce benissimo per vari motivi, resta temibilissima. A questo punto della stagione, lo dico con molta sincerità anche in base alle mie esperienze, non credo che sia uno svantaggio giocare un preliminare di Champions, innanzitutto perché probabilmente la preparazione l'ha imposti proprio per quella partita che può cambiarti la storia della stagione, e poi perché non crede che si possa essere logori dopo a giocare la seconda partita dopo 3 o 4 giorni, anzi talvolta anche meglio, perché a livello nervoso la squadra già è pronta, già è rodata, già è pronta per affrontare la partita successiva, cosa che a noi in parte è successo con il Novara, ma non ha sicuramente la stessa, a livello nervoso, a livello psicologico da parte dei giocatori e probabilmente anche dell'allenatore non ha la stessa valenza, quindi è un dato di fatto. Per quanto riguarda l'Udinese, è una squadra che ha conquistato la Champions quasi con gli stessi effettivi, hanno una difesa rodata e credo che in questo momento sia, ma non lo dico perché per mettere le mani avanti, ma credo che sia anche in base alle nostre caratteristiche di questo momento sia la squadra peggiore che ci potesse capitare, così come il Napoli domenica prossima, perché giocano, sono rodati con lo stesso allenatore, con lo stesso telaio e sono pronti anche ai cambiamenti che ci possono essere in partita perché si conoscono. Poi davanti hanno questo giocatore straordinario che molto spesso gli cambia le partite e mi auguro che domani no, si riposi un po', insomma. E poi volevo chiedere, ecco, l'altra cosa è questa. Se lei, cioè è sempre difficile ovviamente fare pronostici all'inizio della stagione, però leggendo, sentendo un po' così, c'è chi mette la Juve davanti a tutti nonostante quello che sta attraversando in questo momento con Scommessopoli e via dicendo, le milanesi, la Roma che incuriosisce eccetera. La Fiorentina, nonostante abbia fatto grandi cambiamenti e comunque abbia preso giocatori importanti e ancora sembra che ne prenderà, non viene troppo considerata, fermo restando per esempio invece Prandelli, si è detto molto incuriosito, può essere una delle sorprese del campionato. Ecco, lei davanti a questi giudizi, a queste considerazioni, come si pone e se dovesse, pensa che sia comunque una squadra, la sua Fiorentina, già pronta per essere protagonista? Ma non lo so, sarà il campo a dirlo, io invece se vedo tanto entusiasmo, non soltanto e aspettative, non soltanto da fiorentini. Io ho detto che questo entusiasmo bisogna alimentarlo, coltivarlo e custodirlo soprattutto. E lo si può fare soltanto con le prestazioni. E la carta non gioca. Quindi noi abbiamo bisogno di diventare squadra perché ci conosciamo da troppo poco tempo. I giocatori sono arrivati via via, ma questo non vuole essere assolutamente un rimprovero, anzi è il contrario, perché sono arrivati grandi giocatori. Ora c'è bisogno di diventare squadra, quanto prima lo capiamo e quanto prima lo si diventa, prima si può trarre anche un piccolo
bilancio anche di quello che potrebbe essere poi la stagione stessa. Però siamo tanti nuovi, siamo, come ho detto prima, tanti giocatori nuovi da campionati diversi, da storie diverse, da culture diverse, quindi non è facile. Io devo dire, devo ringraziare la società tutta, intanto per il lavoro che hanno fatto, ma anche per la tranquillità che mi stanno trasmettendo, perché non mi hanno messo fretta, sanno che c'è bisogno inevitabilmente di tempo. Adesso noi abbiamo la materia prima, c'è bisogno di rimanere attinenti alla professione dei nostri proprietari, c'è bisogno ora di fare il taglio giusto, di cucirlo addosso, eccetera, eccetera. Quindi il materiale c'è bisogno un po' di... non bisogna sbagliare il modo di metterlo insieme. Mister, intanto le do un'informazione. È stato lo stesso Guidolin a dire che è in forte dubbio per domani, quindi forse la renderà felice questa cosa. Nemmeno noi, però, insomma, è stato l'allenatore a dirlo. La prima domanda che le volevo fare è sul capitano, se ovviamente lei avrà già scelto chi avrà la fascia domani al braccio, se ce lo vuole dire o se ci lascia la sorpresa. No, ma lo vedi, domani. Io non credo molto a colui che porta al braccio la fascia e basta. Si diventa capitani in tanti modi, lo si può essere anche senza fascia, e talvolta sono più importanti coloro che non la portano rispetto a coloro che la portano. Questo non vuole essere una constatazione in senso generale, non è attinente a chi farà il capitano domani. Ci abbiamo diverse soluzioni, però si può fare anche un italiano e uno straniero, visto che siamo di tante nazionalità diverse. E la seconda sui tifosi, perché nonostante comunque l'entusiasmo che si respira in città, forse ci si aspettava qualcosa di più dal punto di vista degli abbonamenti, anche se ci sono altri giorni. Non so se anche lei magari vuole dire qualcosa per far venire ancora più gente allo stadio, per dare ancora fiducia, perché comunque sia siamo all'inizio. No, ma io personalmente la fiducia la sento, e così come ho detto prima l'entusiasmo lo palpo, insomma, sia da parte della proprietà, della dirigenza, ma anche dei tifosi. Poi bisogna fare i conti anche col portafoglio, che in questo periodo non è che sia da parte, a livello sociale ci sono delle difficoltà, quindi bisogna fare il conto anche con questi disagi che negli ultimi anni ci sono. Però il sentore è quello che il popolo fiorentino si sta riappropriando della propria squadra, sia orgoglioso della propria squadra, insomma, e questo era uno dei primi obiettivi che ci eravamo posti all'inizio. Adesso dobbiamo conquistare sul campo e attraverso le prestazioni, che non significa vincere necessariamente, l'ideale sarebbe quello, però credo che la gente riconosca poi quando ci sia un non mi piace dire progetto, però ci sia una programmazione, una volontà di inseguire un certo tipo di gioco e di strategia. Questo credo che ci sia fino a questo momento, sia evidente, però adesso parla il campo, che è sempre la cosa più importante. Senta, come spesso accade, si arriva all'inizio del campionato e il mercato è ancora aperto, cioè succede così perché poi ci sono 5 o 6 giorni, no? La Fiorentina è in gioco nel reparto... La Fiorentina ha un centrocampo notevolissimo davanti, no? Manca ancora qualche pezzo, diciamo. La gente, ovviamente, i tifosi sono tutti in fibrillazione perché si parlano di grandi nomi, si parla di Berbatov, di Lisandro Lopez, di Bentner, insomma, sicuramente qualche colpo sarà fatto. Le chiedo se vuole esprimere un giudizio su questi giocatori o no, ovviamente se lo vuole farlo, no. E se sul caso Jovetic possiamo mettere la parola fine, perché la Fiorentina più o meno lo dice, insomma, anche la fascia di capitano nella partita di Coppa Italia credo sia stato un segnale. Se lei sente, insomma, che siamo alla fine di questo tormentone, oppure se siamo sempre un po' in equilibrio perché magari c'è questa famosa storia della clausola di rescissione e Mancini molto... Parto dall'ultima, io ancora non l'ho capito se c'è. Non so voi, però a parte questo io devo valutare quello che succede in campo. Stefano si allena sempre con grande intensità, ironicamente ho risposto anche in qualche modo, no? Però è partecipe, da parte mia che mi assumo naturalmente, non mi esimo da dover dire che scelgo il capitano, non mi è stato imposto nulla da nessuno, è stato anche un atto di condivisione, no? E quindi da parte sua vedo, ripeto, partecipazione. Poi nel mercato può succedere sempre di tutto. Lui ufficialmente non si è esposto, ma nemmeno ufficiosamente con me si è esposto, nel senso di dire voglio andare via. Quindi
quindi è un giocatore a tutti gli effetti, è una risorsa a tutti gli effetti, che poi sarà in competizione a tutti gli effetti come gli altri effettivi della squadra, perché ora iniziamo ad avere una squadra con grande, anche numericamente, insomma, ci possono essere alternative importanti, ce ne potrebbero essere anche altre, quindi è un giocatore come gli altri che mi auguro di avere a disposizione, ma non vedo perché non dovrebbe essere così.